tutti ragazzi, qui è Bazook che vi parla e siamo su, su un nuovo video in Minecraft, come al solito. Allora, come finora ho fatto. Allora, dovete dirmi se l'audio lo sentite meglio così o così. Perché, boh, proverò a lasciarlo così stavolta. Lo scorso episodio l'ho lasciato come era all'inizio. A me non mi sembra di aver fatto così. Recupero un po' di vita che vado su nella piattaforma, così ve la mostro anche un po'. Se non mi compenetro con una struttura, e mi è andata di fortuna e non mi sono compenetrato. Allora, in questa struttura ho la mia casa, che è questa specie di robetta qua. Questa è la chest, l'unica chest, la ender chest, in cui ho una corazza come la mia ma di scorta e delle pozioni di salto e una zucca anti-enderman. Qua c'è un tavolo di incantesimi, lì c'è una anvil, un tavolo da crafting, dei music, dei cosi... No, aspettate, no, non si può. Poi qua ci sono dei command block con all'interno vari comandi che mi droppano delle cose. Questa è la sala dell'incantagione, dove dopo verrò qua per procurarmi abbastanza livelli per poter incantare la spada degli iscritti. Qua c'è dentro il mio tempio delle armature, ci sono tutte le armature, com'è che si dice? Di diamante, d'oro, di ferro, di maglia e di leather, di pelle. E sia questa... che questa sono tutte e due di pelle. Questa è la pixel art del Wither con dentro la Nether Star. Poi volevo saltare ma non ci sono riuscito. Poi qua c'è il portale dell'End e questo c'è il Nether che vi farò vedere. No, vi faccio vedere, non vi farò vedere. Andiamo così. No, scherzo, è inutile andare con la spada parata perché non ci serve a niente. No, ora esco, trovo tipo un gas. Scusate se c'è stato un lag di qualche secondo. Qui c'è tipo il mio Nether. Anche se ho questo piccone che è tipo una bestia. Appunto si chiama... Ah no, si chiama piccone di diamante. Gli devo dare un nome. Suggeritemi il nome perché... questo piccone scava talmente tanto velocemente che non riesco a controllare. Cioè io foro tutto qua. Il problema è che alcune volte tipo mi capita, faccio così e arrivo giù alla lava. E mi viene fuori tipo la scritta. Non è che mi viene fuori la scritta, c'è la lava, no. Viene fuori la scritta tipo Bazook ha tentato di nuotare nella lava. Scusate per questo bel canticchio, anche se non sono bravo per niente a cantare. Comunque salgo su e ritorniamo indietro. Cioè tutti questi buchi qua che vedete eccetera, soprattutto qua, non lo so perché, ma qua ho fatto un cratere immenso sottoterra, bucato tutto, qua sono venuto giù. Qua io alcune volte vengo qua, faccio così, mi diverto a rompere tutto. Tirare una enderpearl, finivo anche di sotto. Mi teletrasporto, Allora, giù lì c'è un gas, ma io mi voglio teletrasportare. Ragazzi, non avevo altro mezzo di arrivare su! Oh! Qua, aspettate... Sì, si può fare. Perché sapete che nel Nether c'è la bedrock sia sopra che sotto, no? E grazie alle enderpearl mi sono teletrasportato qua sopra, dove sto tentando di costruire una casa. Questo che dopo... che cavolo droppava? Non mi ricordo. Intanto mangiamo perché sennò dopo qua non possiamo più correre. Svegliati. Tanto qua non ci possono essere mob, anche se sentite tipo rumori strani, non ci sono mob. No, tranquilli, non sono così tanto pazzo. Attraverso il Nether.
Sono andato nel ne... aspettate. Ok, poi oltre a quello, qua c'è il mio snowman, da cui io vengo qua. Adesso non più perché ce n'ho già tantissime, ma vengo qua e ti faccio tipo così. E prendo un sacco di palle di neve, io e non la chest, più io che la chest. E poi in futuro avevo anche intenzione di fare la scritta YouTube. La parte in nero col carbone, perché avendo questo piccone qua di diamante che aspettate, dove l'ho messo? L'ho messo qua e da qualche parte. No, tranquillo, questa è la cesta del Nether. Ah, aspettate, l'ho messo forse qua, no? È perché ho questo mega magazzino. Sì, lo ammetto, ragazzi, ho usato la game mod. Uso spesso la game mod, però i materiali che vedete all'interno, come questo, queste no, ma no, questa qua sì, queste sì, le ho procurate, me le sono procurate nel land. Questi e questi no, me li sono procurati normalmente, come tutte le persone normali. Devo aggiungere qua anche questa Nether track, no, le torce che ci fanno così. Poi qua ci sono tipo tutti i blocchi di neve. Non ho voglia di fare blocchi di neve. Mi sono. Credo di essermi droppato tipo 1 milione di enderpearl. Ok, no, aspetta. A sto punto, questa qua sotto unisce insieme a questa e me ne rimangono due, no? Adesso sarebbe conveniente andare a dormire. Dormo. Ah sì, dopo vi faccio vedere anche la stazione. Non vi faccio vedere tutto, vi farò vedere anche in un secondo episodio il resto, perché è un tantissimo. E oggi con voi volevo fare la spada degli iscritti. Allora, entro qua. Cominciamo a iperincantarci. Questa parte credo che ve la velocizzerò, perché devo arrivare a 30 livelli. Ve la velocizzerò, eh. Sì, aspettate, ho finito il primo stack. Vai, cosa stai dicendo? Sto cercando come finire. 25 livelli, sono ancora pochi. No, scusate, ne prendo una. Cioè, non sono pochi da farli in survive. Però per farli così sono pochi alla fine. Vabbè, andranno sempre bene. Non è per forza 30 livelli. Bene, farò una spada. Ah, ce l'ho già qua, ce l'ho già proprio qua la spada. E la chiamerò. Aspetta, non è per forza 30 livelli. Bene, farò una spada. Ah, ce l'ho già qua, ce l'ho già proprio qua la spada. E la chiamerò. Aspettate, non lo incantiamo in quello. Dov'è? Il lapislazzuli. Ah, madosca! Sempre tutto distinto. Qua sì, c'è il lapislazzuli. Andiamo su e incantiamo tutto nel mio mega tempio dell'incantagione. Pronti? Vedremo subito, aspettate. Antema, indistruttibilità, antema. Indistruttibilità? E va di indistruttibilità. Questa sarà la spada degli iscritti, appunto, come il nostro canale. Indistruttibile! E io prendo un nano immane. Comunque, a parte questo. Nella Anvil ci sono ancora rimasti un bel po' di. Scriveremo la spada, la chiameremo la spada degli iscritti. La spada degli iscritti, non mi costa proprio niente farla. E questa sarà irrompibile, la metteremo tipo in un'icona per oggetti qua.
la cesta degli iscritti. Dentro ci metteremo la spada degli iscritti, poi ci metteremo altre cose, tipo, che ne so, magari metteremo, delle name tag con i nomi dei migliori iscritti, che ne so, quelli che mi danno un consiglio sulla struttura da fare. Mi raccomando, scrivete nei commenti la struttura che volete fare, che volete che sia fatta, cioè mi dite, che ne so, Bazook, costruisci che ne so, un tempio giapponese, oppure Bazook, costruisci una scala che va verso il cielo, ce l'ho già, costruisci l'Everest, no, quello non lo faccio, però se vi chiedete la sala musicale, sì, ce l'ho già. Con qua tanto di dischi. Bene. Ah, sì. Scusate, questa è la mia stazione. Qua entrate. Potete tipo comprare le cose. Date la carne marcia, loro vi danno gli smeraldi. Oppure date degli smeraldi, ti danno tipo dell'aluminite. Loro sono i commessi della stazione. E poi invece vi dovete fare parkour, dovete salire sopra le cose con le enderpearl. Poi arrivate qua. Qua c'è la ferrovia, che è esageratamente lunga perché arriva al di là di qua. Qua siamo proprio in pianura, vicino al deserto. E questa ferrovia arriva proprio dall'altra parte, alla torre di Mago Merlino. Eccolo là, il mob spawner. Mi era sembrato di vedere tipo un ragno sulla ferrovia, scherzo. Qua da Bazook è tutto, per oggi è tutto, no, perché sto facendo ripetizioni assurde, qua da Bazook è tutto, ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi e lasciate mi piace qua sotto, mi raccomando scrivete nei commenti la struttura che volete che sia costruita, cioè che mi consigliate di costruire, dopo provvederò a costruirla, ciao! Interrompi registrazione.